Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Quando inizio la giornata, mi butto a capofitto nelle cose da fare oppure cerco prima ispirazione nella parola di Dio? Dalle volte noi incominciamo le giornate automaticamente a fare, come le galline. No, dobbiamo incominciare le giornate prima guardando il Signore, prendendo la sua parola breve, ma che sia questa l'ispirazione della giornata. Se al mattino usciamo di casa osservando nella mente una parola di Gesù, sicuramente la giornata acquisterà un tono segnato di quella parola che ha il potere di orientare le nostre azioni secondo ciò che vuole il Signore. La Vergine Maria ci insegna a scegliere la parte migliore, che non ci sia e non ci sarà mai tolta.